cosa collega questa donna e questa scheda grafica Nvidia? Questa è la storia che narra questo video, cioè la storia di Grace Hopper, contrammiraglio della Marina statunitense. E cosa c'entra un ufficiale di bandiera con l'informatica? Perché il canale parla di informatica. E questa è la storia pazzesca che vi voglio portare oggi. Grace Brewster Murray nasce nella città di New York nel 1906. Già in tenera età si dimostrò essere una ragazzina piuttosto curiosa. Infatti, all'età di 7 anni, si metteva là a smontare sveglie per capirne il funzionamento. Da questo avvenimento, più in là nella vita, era solito avere un orologio che girava al contrario, cioè in senso antiorario. Non so se voi vi è mai capitato di vedere un orologio che gira al contrario. Io ho un amico che ne ha un paio e non lo so, io mi confondo sempre. Ma perché vi racconto questo piccolo aneddoto che sembra di poca importanza? E ve lo sto dicendo per farvi capire che Grace Hopper era una persona che pensava al di fuori degli schemi classici, out of the box, come direbbero qua nel Regno Unito. All'età di 17 anni, Grace Hopper si iscrisse verso il Vassar College. In realtà ci aveva provato l'anno precedente, ma non ci riuscì ad entrare perché il suo rendimento in latino non era poi così alto. Nel 1928 si laurea al Vassar College con una laurea in matematica e fisica. 2 anni dopo conseguì un master in matematica presso la famosissima Università di Yale. Iniziò un dottorato anche mentre stava a Yale e nel frattempo insegnava matematica alla Vassar College. Nel 1930, mentre faceva il dottorato, sposò un professore della New York University, Vincent Foster Hopper, da cui prese il cognome con cui oggi noi la ricordiamo, Grace Hopper. Nonostante che i due divorziarono nel 1945, le mantenne il cognome e non si risposò più. Il 7 dicembre del 1941 accadde un evento che cambiò le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Il Giappone attacca gli Stati Uniti nel famosissimo attacco di Pearl Harbor, causando l'ingresso degli Stati Uniti nel conflitto mondiale. Dopo questo tragico evento, Grace Hopper si voleva arruolare, ma la rimbalzarono per via della sua età, perché là già a quel periodo lei aveva 35 anni e di solito ci si arruola nelle forze armate, diciamo, prima. E un altro motivo per cui la rimbalzarono era perché era troppo piccola, troppo minuta per, diciamo, la carriera militare. Siccome comunque era una persona piuttosto insistente, nel 1943 si prese un periodo di assenza dall'università perché riuscì ad entrare nella Marina statunitense come una riservista. Quando ottenne il suo incarico con il grado di sottotenente, Grace Hopper fu assegnato al Bureau of Ships Computation Project presso l'Università di Harvard e fu messa in un gruppo per lavorare sul Mark I, il primo computer elettromeccanico negli Stati Uniti. E sotto la guida di Howard Aiken, che aveva sviluppato questo computer elettromeccanico, il Mark I, iniziarono a lavorare a quelle che all'epoca erano considerati dei calcoli top secret. Dunque, ovviamente, per oggi sono cose relativamente banali, ma per l'epoca era tanta roba. Stiamo parlando di calcolare la traiettoria dei razzi e altre robe di natura bellica, d'altronde lavorava, diciamo, per la Marina. Pertanto, questo lavoro rende Grace Hopper una delle prime programmatrici della storia.
non la prima ovviamente, ma una delle prime. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Grace Hopper rifiutò il titolo di professoressa presso il Vassar College per continuare il suo lavoro con i computer. Non le fu dato un incarico permanente presso la Marina Militare, ma restò, diciamo, una riserva, no? Diciamo, era una riservista e continuò a lavorare al Mark II e poi successivamente al Mark III presso l'Università di Harvard, sempre per conto della Marina, per i successivi 3 anni come ricercatrice. Dopodiché se ne andò anche da Harvard perché, diciamo, quando scade questo periodo di 3 anni, l'università all'epoca non aveva posizioni permanenti per le donne. Era un'altra epoca. Nel 49 andò a lavorare presso la Eckert-Mauchly Computer Corporation a Philadelphia perché avevano costruito il primo computer programmabile elettronico, l'ENIAC. E l'anno successivo l'azienda iniziò a lavorare per sviluppare l'UNIVAC 1, il primo computer elettronico commerciale. Ora, il problema di tutti questi computer UNIVAC 1 e 2, ENIAC, insomma tutti questi qua, era soltanto uno. Programmarli era piuttosto complicato. Andavano programmati in codice macchina e a Grace Hopper venne un'idea pazzesca. Cioè la sua idea erano che i programmi dovevano essere scritti in inglese e non con roba che, diciamo, rendono tutto molto complicato. Secondo voi cosa, diciamo, i suoi colleghi le risposero? Che non si poteva fare, era una cosa impossibile perché i computer non capiscono l'inglese. E lei però insistette un pochettino perché, diciamo, la maggior parte delle persone avrebbero trovato più semplice comunicare con un computer in inglese piuttosto che, diciamo, in assembly. E infatti a lei venne questa idea: se facciamo in modo che noi programmatori scriviamo roba, diciamo, in inglese e questi programmi poi vengono tradotti in linguaggio macchina, non sarebbe una figata? Eh sì, sarebbe proprio una figata, cioè proprio il termine corretto, scientifico, è una figata. Sviluppare un programma che, diciamo, permetta di convertire qualcosa che sia stato scritto in inglese, in linguaggio macchina, a me, poi non so a voi, mi sa tanto di compilatore. Ovviamente è una cosa scontata per oggi, ma all'epoca non le diede retta per 3 lunghi anni. Ma come, diciamo, abbiamo visto, Grace Hopper non è una che si arrende, soprattutto quando c'è da fare qualcosa che va contro tendenza con quelli che erano, diciamo, i canoni dell'epoca, no? E infatti nel 1952 pubblicò questo articolo scientifico, The Education of a Computer, ovvero l'insegnamento di un computer, e parla di come un compilatore dovrebbe funzionare. È un articolo piuttosto teorico, ma d'altro canto lei aveva studiato matematica. Finalmente nel 1952 ci fu la svolta. Grace Hopper e il suo team svilupparono A0. E di cosa si tratta? Cos'è questo A0? Beh, lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi parliamo dell'incredibile storia di Grace Hopper che con le sue idee dietro vita a una famiglia di programmi che noi tutti utilizziamo oggi, i linguaggi di programmazione, in particolare il compilatore. Ma prima di proseguire lasciate un like sulla fiducia, commentate qui sotto nei commenti e lo sapete già, come al solito vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale. È un click semplice per voi, ma per me fa la differenza. Nel frattempo colgo l'occasione di ringraziare tutti quelli che lo hanno già fatto e anche tutti i miei supporter che mi hanno offerto un caffè virtuale
su Ko-fi. Se anche tu vuoi offrirmi un caffè virtuale, il link lo trovi qui sotto in descrizione. E adesso continuiamo e vediamo cosa accadde nella carriera di Grace Hopper e cos'è questo, diciamo, A-Zero di cui vi parlavo prima della sigla. A-Zero andava delle subroutine che stavano all'interno di un nastro magnetico e questo A-Zero le cercava, le metteva insieme e le eseguiva. Secondo, diciamo, la nomenclatura moderna, A-Zero era più un linker che un compilatore, però si sa, si inizia per piccoli passi. Infatti, anche all'epoca, molte subroutine erano comunque già state sviluppate e quello che faceva A-Zero è di metterle insieme per creare un programma. Quando Grace Hopper fece, diciamo, il primo compilatore della storia, fece una presentazione che spiegava il suo funzionamento. Nonostante questo, trovò scetticismo, diciamo, nell'audience, perché le persone dicevano che i computer non erano capaci di poter fare programmi, ma erano solo capaci di poter fare calcoli numerici. Cioè, i computer non possono scrivere i loro programmi. Sbagliato. Seguirono altre versioni di A-Zero, A-1 and A-2, e quest'ultimo è stato il primo ad essere usato anche dai clienti dell'azienda perché veniva fornito a loro. Infatti i clienti non solo ricevevano A-2, ma ricevevano anche il codice sorgenti e gli utenti erano incoraggiati a dare, a restituire all'azienda qualunque modifica che loro avrebbero fatto a questo A-2. E questo, diciamo, potrebbe essere considerato uno dei primi programmi liberi e open source della storia, ma proprio anni prima di Richard Stallman e del GNU Project. Nel frattempo, proprio in parallelo, all'MIT si lavorava a un compilatore che potesse tradurre codice macchina a partire da espressioni algebriche. Questo sistema si chiamava Lanning and Ziller perché era stato sviluppato da questi due tizi che stavano là all'MIT, ovvero Halcomb Lanning e Neil Ziller. Quando Grace Hopper venne a sapere di questa cosa nel 54, ovviamente erano tempi in cui non c'era internet, per lei fu una svolta perché lo utilizzò per ispirarsi per sviluppare i primi linguaggi di programmazione compilati, il Mathematic e il Flowmatic. In particolare quello che noi interessa è il Flowmatic, perché il Flowmatic è stato un traguardo non solo per Grace Hopper, ma anche per tutti noi, diciamo, un traguardo allucinante. Perché quello che accadde è che gli esperti di computer, sia privati che governativi dell'epoca, si riunirono per una conferenza di due giorni chiamata Conference on Data Systems Languages, la CODASIL. E Grace Hopper stava in questa conferenza come consulente tecnico. E cosa accade in quei due giorni? Beh, quello che fecero era di estendere il lavoro fatto di Grace Hopper con Flowmatic per fare un nuovo linguaggio di programmazione, chiamato Common Business Oriented Language, COBOL. Eh sì, Flowmatic venne esteso prendendo anche qualche idea da IBM, che si trovava anche in quella conferenza, perché loro già avevano sviluppato Comtran e Fortran. E questo segnò un'era, proprio un'era importante, visto che COBOL divenne in pochissimo tempo il linguaggio di programmazione in ambito business più diffuso, non solo dell'epoca, ma fino ad oggi. Grace Hopper continuò a lavorare nel mondo dell'informatica, in particolare tutto quello che riguardava i compilatori, perché aveva questa, diciamo, aspirazione che i programmi dovevano essere scritti in inglese. Nel 1966, all'età di 60 anni, si dovette ritirare dalla Marina perché aveva 60 anni e si ritirò, diciamo, dalla Marina con il grado di comandante. Grace Hopper chiamò quel giorno
il giorno più triste della sua vita, cioè il fatto che si dovette allontanare dalla Marina Militare per via della sua età, per lei fu un evento triste. Ma diciamo che all'inizio di questo video avevo detto che lei si era ritirata da contrammiraio, o meglio, lei raggiunse il grado di contrammiraio. Beh, quello che accade è che poi dopo un anno, quindi nel 67, venne richiamata al servizio attivo, inizialmente per 6 mesi, ma poi diventò un incarico permanente. Dal 67 fino al 77 lavorò presso il gruppo di linguaggi di programmazione della Marina Militare statunitense come direttrice e continuò a contribuire sul compilatore di COBOL e della sua standardizzazione. Negli anni a seguire continuò a scalare la carriera militare, diventando ufficiale di bandiera. All'età di 79 anni andò infatti in pensione con il grado di controammiraglio e qualche anno dopo, nel 92, morì nel sonno all'età di 85 anni. È stata sepolta al cimitero nazionale di Arlington con tutti gli onori militari. Il lavoro di Grace Hopper è stato così all'avanguardia e visionario che Nvidia ha chiamato la loro ultima, anzi scusate, penultima adesso, microarchitettura delle GPU Hopper. La Blackwell è quella che l'ha sostituita, che è stata rilasciata, se non ricordo male, lo scorso marzo, quindi quando è stato il mese fa. E cosa servono oggigiorno le schede video? A parte giocarci, come vi dicevo in questo video, vengono utilizzate per addestrare le reti neurali e, in qualche modo, Grace Hopper è riuscita nel suo sogno, creare programmi usando solo la lingua inglese. Perché oggi è quello che possiamo fare con i large language model come ChatGPT. Cioè, se ci pensate, una cosa pazzesca, io posso andare su ChatGPT, scrivere voglio questo programma in inglese o addirittura anche in italiano, boom, ottengo del codice. Un aneddoto molto carino della storia, che non è proprio di Grace Hopper ma che sta intorno a lei, riguardo quando ancora lavorava ad Harvard. Il Mark II un giorno non funzionava e dopo un'ispezione trovarono questa falena all'interno di un relè. In inglese infatti gli insetti in generale, cioè tutti gli insetti, vengono definiti con il termine bug. Da quel giorno in poi ogni programma che avesse degli errori, diciamo quegli errori venivano definiti con il termine bug, e questo lo facciamo tuttora. E infatti il primo bug della storia era un insetto, un vero e proprio insetto. Benissimo pinguini, questo era tutto quello che avevo da dirvi riguardante la storia di Grace Hopper e di come abbia contribuito a forgiare il mondo della programmazione moderna, in particolare nel mondo dei compilatori. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa pensate di tutta questa storia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!